Innanzitutto non ero reso conto che fosse girato in 3D, quindi volevo capire un po' l'idea, il senso originario di questa scelta. Sì, non avevo visto. Se ha qualcosa da vedere con un primo esperimento su questa fonte che abbiamo visto anche nel film, se è un po' un misto tra videoarte e documentario. No, è un imbastardimento parlando di cifra stilistica, diciamo esattamente come lo sono io. Smile. Sorridete? Three-dimensional. Siate tridimensionali? Ah, this is my camera. E questa è la mia camera. And it takes video. And there I was. I didn't expect this to happen. And You shot it with that? Yes. It's smoother than it appears here. No, quella che avete detto, cioè non è stato intenzionalmente, non è stata la mia intenzione originale, mi ci sono trovato in quel posto, avevo dietro il mio strumento per fare un video, semplicemente io riprendo e mi sono ritrovato a riprendere queste immagini. Naturalmente il flusso delle immagini originario era più continuo. Insomma, hai lavorato tutta la vita sull'illusione della stereoscopia. Questo però credo che sia il primo film con il 3D ottico. I have been making 3D work for a while. I was making a 3D work of this water. And then I was interrupted by this rude crowd, they never told me they were coming, and they put me in a position of documenting. No, è da, sì, è da parecchio tempo che io lavoro, diciamo, studio, sperimento con quello che è il 3D, la tridimensionalità, e in realtà in questo caso mi sono trovato lì per caso proprio perché stavo facendo delle riprese della fontana dell'acqua. Lavorando appunto sull'aspetto tridimensionale e sono stato interrotto da questa folla assolutamente maleducata che non si era fatta precedere da nessun annuncio nei miei confronti, per cui mi sono trovato nella posizione di dover documentare il loro passaggio. Però mentre vedendo questo 3D, insomma, che il 3D, quello con gli occhialetti, quello di Hollywood, quello nel cinema spettacolare, in fondo forse Bloomberg vorrebbe avere le stesse videocamere in 3D per riprendere i manifestanti che interrompono l'ordine della sua città. Però il lavoro che fai tu sul 3D sembra subito rompere. No, il realismo del 3D rompe la possibilità di riconoscere o forse quelle persone come criminali e di espandere anzi le capacità di visione e non soltanto di renderle più veritiere, più realistiche. I come from painting and cinema. I come from painting and cinema. And painting, especially the New York School of Abstract Expressionism and the Cubists of Paris, got me very excited about two dimensions and three dimensions and how they play together. Beh, c'è un presupposto, nel senso che io vengo da quello che è un background che fa riferimento a tutto l'ambito artistico della pittura. Vengo dalla pittura e in particolare da due scuole specifiche, quella di New York, dell'espressionismo e dell'astrattismo e dell'espressionismo astratto, dell'astrattismo espressionistico, dell'espressionismo astratto, scusate, e quello francese del cubismo, che amano in particolare giocare con tutti gli aspetti bidimensionali e tridimensionali. In a certain way, these are abstract studies, okay? My mind
moves into this territory, and I need to play with it. I need to play with the contradictions, with the three-dimensional perception. With the camera, with everything, one can do very strange things. And I want to visit those areas. Quindi in un certo senso quello che faccio, tutto quello che avete visto anche i miei studi, diciamo, sono degli studi su quello che è il 3D e la conflittualità che c'è all'interno del 3D stesso, nel senso la possibilità di giocare con quello che sono le varie componenti del 3D a livello anche, diciamo, cinematografico. Con il montaggio normalmente si possono fare cose incredibili che possono rappresentare quelli che sono i vari fattori che vanno a comporre la visione tridimensionale. But I'm interrupted. I'm never left alone. The whole situation. I have to eat, I have to dress, I have to stay warm. My wife and I had to raise two children, had to get money, you know. And here I'm trying to I have a little space to concentrate on the water. And the world comes in. The world interrupts me. Damn it! Ma durante questi studi, faccio riferimento a tutto quello durante il corso della mia vita, vengo sempre interrotto da qualcosa, naturalmente, perché mi devo alzare al mattino, mi devo mangiare, mi devo vestire, devo cercare di guadagnarmi da vivere. E mia moglie e io abbiamo dovuto tirare su due bambini, c'è sempre qualche cosa che mi interrompe. E il mondo che praticamente si introduce in quella che sono gli studi che faccio in questo senso, e anche in questo caso nella situazione specifica, sono stato interrotto appunto dal mondo che si è intromesso, accidenti. As you know, we just had an election in the USA, and almost half the people voted for fascism, straight up fascism. We had the Electoral College, so there was an Electoral College kind of landslide. But in terms of numbers of people, almost half the people voted for fascism. E quindi se pensate che, sapete che in America, negli Stati Uniti d'America, ci sono appena state le elezioni, e si può dire che in termini proprio matematici, puro di conteggio di elettori, praticamente quasi metà della popolazione, quasi il 50% della popolazione ha votato per quello che è puro fascismo, vecchio fascismo. Earlier today I was in this space, I don't know what it is, and there was a demonstration, a left demonstration. The same people, same criminals from my movie were out there. Oggi, prima di venire qua, mi sono trovato in questo posto, adesso non so come si chiami, e mi sono imbattuto in una dimostrazione, in un corteo di protesta, praticamente mi sono trovato di fronte agli stessi identici criminali che si sono trasposti qua per fare la protesta. So, here the police stood around. They didn't, in New York they're much more aggressive, and this really a vast army. USA has been militarized, okay? The police use the same procedures, the same uniforms, the same weapons, in many cases, as the military. E per parlare di questa protesta in cui mi sono imbattuto oggi, c'era la polizia, però è stata estremamente meno invasiva, nel senso, con rispetto alle immagini, alla situazione americana degli Stati Uniti, nel senso che si è limitata semplicemente a essere presente senza intervenire. E diciamo un atteggiamento molto meno invasivo e pesante di quello che succede negli Stati Uniti, in cui la polizia ha una presenza e un peso che è equivalente a quello proprio dell'esercito, dei soldati. Si può dire che gli Stati Uniti d'America sono stati militarizzati. Obama is not a socialist. Obama non è un socialista. He's a doorman. A doorman. È un portinaio, un portiere, di quelli che si trovano davanti agli alberghi, insomma. He gives Wall Street everything at once, but he's partly black. And so this was
essentially a race situation, an anti-race election. E praticamente lui a Wall Street dà esattamente quello che desiderano, fa il loro gioco, e quindi lo si può considerare il tutto una questione, effettivamente una problematica che diventa razziale, nel senso che Obama non è una persona di colore, soltanto per metà, il 50%. The mystery of police, the mystery is the military, because they are people who have been trained to click out of their personalities, and they do whatever they're told. E per quanto riguarda la polizia e questo, il fatto che si comportino e siano diventati un vero e proprio esercito, è insito nel fatto che sono in grado, almeno quelli che trovano e diventano poliziotti, sono delle persone che a un certo punto subiscono un processo di psicologico per cui automaticamente obbediscono gli ordini senza pensare, arriva una specie di click, un passaggio per cui automaticamente fanno senza pensare, obbediscono. There's questions whether the economy, the structure can last another 10 years, in which case they will have the police and the military in America, and they will try and control things that way. Si parla tanto del fatto di questa struttura sociale finanziaria che c'è adesso, se continuerà per... Se si riuscirà ad andare avanti, se supporterà ancora l'economia globale o americana per altri 10 anni. Nel caso penseranno a utilizzare quella che è il sistema, diciamo, di polizia esercito, che farà in modo che magari che queste situazioni continuino ancora. And for me this is very, very interrupting, okay? It's going to get in the way of my work. E tutto questo crea per me un grosso problemi di interruzioni, perché interferisce il tutto col mio lavoro. My delectation of 2 and 3D. La gioia, il godermi, i piaceri che derivo dal avere interazione con il 2D e il 3D. So you can see I have something to complain about. E quindi vi renderete ben conto che ho motivi da vendere per lamentarmi. Era una tranquilla manifestazione del lunedì mattino a Torino. In Italia, a Roma in particolare, in questi giorni non sta andando proprio così, nel senso che io vivo a Roma e sto seguendo le manifestazioni, che sono come quelle americane, se non di più, violente, nel senso che purtroppo la polizia a questo giro è stata purtroppo addestrata a, e come filmmaker io e tanti altri stiamo avendo grossi problemi a filmare. E come liberi cittadini, purtroppo i poliziotti molto anche non so definire, perché non, insomma, hanno degli ordini, dicono precisi, a non lasciare passare più. Allora penso che la globalizzazione sia veramente reale, nel senso che tutti sono portieri di notte, direbbe una grande regista italiana che si chiama Liliana Cavani, che molto sapientemente negli anni 70 ha raccontato il nazifascismo attraverso appunto la logica carnefice e vittima, no? Di quella brutta storia che è stata la seconda guerra mondiale, il nazifascismo. Allora forse siamo molto uniti, perché ci sono i grandi portieri di notte e c'è la grande finanza di giorno. Quindi in questo forse siamo veramente ormai grandi fratelli, e penso che il compito di chi osserva, di chi guarda, è chiedere all'altro: mi vedi? You know, we had states in the United States, and then we had a civil war, and then it actually unified the nation in this awful way. But you people speaking Italian, you would be perfectly at home, and many of you have visited New York and USA.
you see that the same people, there's just cultural classes of people, and they're the same all over. They may speak different languages, but they're the same people. With the same goddamn enemies, with the same people who hate you. They don't understand you, you're weird, and they don't want you to shake things up. And they have these people trained, nice people, but trained, like dogs are trained, to go into automatic and then become crazy, ferocious. The cops are nice people, unless they give it an order. Sono perfettamente, concordo perfettamente con questo statement, che è proprio uno statement, insomma, politico, e devo dire che la situazione, sì, con questa standardizzazione di determinati aspetti, nel senso che gli Stati Uniti una volta erano formati da stati separati, erano unità individuali, poi c'è stata la guerra civile che ha portato poi all'unificazione, alla realizzazione di quello che adesso si chiamano Stati Uniti. Però, indipendentemente da questo, la questione è che vi è una, ultimamente vi è stata una standardizzazione di quelle che sono le classi culturali, che a seconda della specifica classe sono, ricomprendono sempre le stesse persone, ci si ritrovano, indipendentemente dalla lingua che si parla, se sia italiano, inglese e così via, ci si ritrova, cioè, nel, in qualsiasi nazione, e si hanno gli stessi nemici, gli stessi, le stessi tipi di atteggiamenti e così via. Quindi c'è, e devo dire che i poliziotti sono questo standard ormai diventato dappertutto, che non sono di per sé delle persone cattive o degli esseri umani, non esseri umani, nel senso che presi per sé sono persone normali che però non bisogna fare andare nel modo automatico, nella modalità in automatico, perché nel momento in cui devono, sono stati addestrati come i cani, sono stati addestrati ad avere reazioni specifiche, nel momento in cui gli si dà un ordine reagiscono anche con crudeltà, mentre normalmente sono persone normali. I enjoy looking at the both of you in your native traditional outfits, you know. It's very exotic to me. This is jeans. They call it jeans. Ah, jeans. Very nice. Very, very picturesque. Yes. Mi piace vedervi e studiare e capire bene quello, mi piace vedervi nel vostro, quello che è il vostro costume tradizionale, molto pittoresco, molto affascinante. Questi si chiamano jeans, vero? Quello stesso materiale tradizionale locale. Volevo sapere qualcosa del titolo, immagino con riferimento alle coperte che portavano i coloni e gli indiani, no? Per uccidere. Early settlers in USA from England, the person in authority gave a present to the Indians, blankets laced with remember the name of the disease. Smallpox, yes. So very, very friendly. Gift from Europe. So, you know, in the very beginning of the film, the little girl who dances, and I think her sister, are South American Indians. That's who they are. So it's just a coincidence. But this is the gift that you were brought to help clear the land of wild animals and wild people, you know, and make it for God. È proprio così, nel senso che il titolo fa riferimento alle coperte che venivano date dai rappresentanti ufficiali dei primi coloni provenienti dall'Inghilterra agli indigeni locali,
un simpatico omaggio, visto che queste coperte erano, diciamo, portavano con sé quelli che erano i germi di una malattia che, insomma, avrebbe distrutto, poi liberato la terra da esseri, di tutti gli esseri viventi, animali, esseri umani e così via. E c'è stato proprio anche un riferimento casuale, puramente casuale, con all'inizio si vede la bambina che danza e tanti, diciamo così, degli indigeni del Sud America. E quindi è stato puramente casuale, ma guarda caso c'è proprio un collegamento ben chiaro. Ci sono altre domande? Chiudendo, nel ringraziare Ken Jacobs, segnalarvi di nuovo che in qualche modo questo è il film di apertura della riflessione politica che abbiamo cercato di compiere attraverso una serie di film e di incontri in TFF documenti. E quindi vi invito a per esempio a stasera, a proposito di proteste, manifestazioni, a venire a vedere Winter Go Away sulle manifestazioni anti-Putin, che così, pur essendo dall'altra parte del mondo, nella guerra fredda eravamo divisi e adesso invece ci troviamo negli stessi modi a contrastare lo stesso tipo di potere, insomma, a proposito della globalizzazione. E domani sera ci sarà il secondo programma The Shit and the Fun, come dicevo all'inizio, con una proiezione dal vivo con proiettori in sala di cortometraggi fatti a mano, ancora in pellicola, sviluppati a mano, un modo anche per riappropriarsi del cinema che forse ci è stato sottratto da quello stesso potere che oggi lo utilizza anche per controllarci, come ci racconta Ken Jacobs da lontano, insomma. Blankets for Indians come resistenza all'espropriazione dell'immagine, insomma, per riappropriarcene e usarla per liberarci. Io vi ringrazio molto, ringrazio Ken Jacobs, ringrazio Flo Jacobs e vi auguro buon lavoro.